Buongiorno, è lunedì 5 settembre 2016, come tutti i lunedì sarà un mattino 6 molto incentrato sugli eventi sportivi, in particolare calcistici. Ieri ha preso il via nel campionato di Serie D con le 6 squadre abruzzesi impegnate in 2 raggruppamenti, 4 nel girone F e 2 nel girone G. Nel corso della seconda parte di mattino 6 vedremo tutti i servizi relativi alle 5 partite che hanno coinvolto le squadre della nostra regione, in particolare buon inizio per la Vastese ma anche per l'Avezzano che hanno vinto i rispettivi incontri, così come il Pineto che si ripresenta dopo tanti anni di assenza nel campionato interregionale con una importante vittoria sul Campobasso. In qualche modo festeggia anche l'Aquila che non è andata oltre l'1-1 col Monterosi, ma ieri c'è stato il debutto nel nuovo impianto, il Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, l'impianto dell'Acqua Santa. Pareggio per il San Nicolò contro la Fermana e a Vasto sconfitta per il Chieti. Tutto questo, ripeto, lo vedremo nel corso della seconda parte di mattino 6. Intanto iniziamo con un po' di prime pagine delle testate nazionali e poi vedremo anche le pagine di cronaca delle testate locali. Subito sul Corriere della Sera, questo è il titolo d'apertura: Raggi o il sostegno di Grillo. Tanti titoli con le vicende del Comune di Roma in primo piano. Qualche errore c'è stato, Muraro, prima di giudicare voglio vedere le carte. Intervista con la sindaca di Roma, ecco le accuse dei PM all'assessora, tensione nei 5 Stelle. Poi sotto la testata, il G20, crescita debole, dobbiamo reagire, riforme, Renzi incassa l'elogio di Obama. L'editoriale di Angelo Panebianco, le virtù del libero scambio. E poi andiamo alla fotonotizia, madre Teresa è santa, farà da tutor al Papa, la canonizzazione, Francesco sferzò i potenti sulla povertà. E poi in basso, medicina, ora gli studenti sono più bravi, ho criticato il test d'ingresso ma sbagliavo, è efficace, seleziona i giovani migliori. Prima pagina della Repubblica, Roma caos, Raggi frena il direttorio, Muraro è indagata ma non si dimette, Di Maio, noi abbiamo delle regole. E poi la foto notizia, Germania shock in Mecklenburgo, l'ultradestra vola, sorpassata Merkel, paura degli immigrati, l'AFD al 22%, la CDU solo terza con il 19. E poi la storia, lettera ai normali che evitano mio fratello, alla sindrome di Down, mi ha insegnato che tutti abbiamo bisogno di aiuto. Questa è la lettera di un lettore a Repubblica. E poi ancora in basso, le false promesse nella lotta ai tumori, da Stamina al metodo Hammer. Avanti ancora con la prima pagina del Fatto Quotidiano, Roma, fuori chi non lavora, parla De Dominicis, il neo assessore PM contabile appena nominato dalla Raggi. Sotto la testata, elezioni regionali, Germania, l'estrema destra scavalca la Merkel, la cancelliera perde la sfida lanciata sui migranti. Dopo Regeni, misterioso suicidio al Cairo, turista italiana giù dall'hotel, una donna precipita dal 17° piano dell'albergo. E poi ancora, storia di copertina, mollami pure, tanto ti controllo su Facebook. E poi ancora, giustizia, la bella vita dei politici al Tribunale dei Ministri, in 10 anni quasi tutte archiviazioni. Prima pagina che andiamo a vedere ora è quella di Libero, che apre così: europeisti da baraccone, le 10 rivincite della Brexit. Il Consiglio di Bruxelles pronosticava la fine della civiltà occidentale in caso di uscita del Regno Unito, e solo la prima di una serie di previsioni sballate. Ecco tutto quello di positivo che si è verificato davvero. E poi c'è il fondo di Vittorio Feltri, il diritto di scegliere, c'è chi aspetta la morte, mio
aspetto l'eutanasia. E poi al centro la cancelliera sconfitta in casa sua è bellissimo, stracciata la Merkel, superata dalla destra, finisce terza a causa degli immigrati. E poi ancora in taglio medio al sud un altro partito al posto della Lega, Matteo Salvini, ecco come sarà la destra che prenderà l'Italia. Avanti ancora con la prima pagina del Tempo, Di Maio garantista, finalmente il leader grillino cauto sulla Muraro indagata, vediamo le carte, ma in passato condannava gli altri, parla il nuovo assessore al bilancio De Dominicis, i dirigenti del comune sappiano che la festa è finita. Poi l'editoriale di Gianmarco Chiocci, Virginia, non farci rimpiangere il disastro marino. E poi ancora il Papa ha canonizzato Madre Teresa, la piccola suora nata in Albania, la santa dei poveri. E poi ancora l'AfD vince le regionali, in Germania l'estrema destra batte la Merkel. E chiudiamo questa panoramica sulle testate nazionali andando sul Messaggero, quotidiano romano, e dunque anch'esso con fari puntati sulle vicende del Campidoglio. Caso Muraro, il Movimento 5 Stelle cambia regole, Raggi difende l'assessore indagato e nomina un magistrato al bilancio, interviene Casaleggio, nel nuovo statuto 5 Stelle non più previste con voto online le espulsioni dei coinvolti nelle inchieste. Poi ancora sotto la testata l'intervista all'attore Mel Gibson, a Venezia il mio film sull'eroe contro le armi e per i motori, Vignales, Rossi lancia il suo erede, a Monza la Ferrari torna sul podio. Poi ancora l'editoriale di Alessandro Campi, paralisi a Roma, la rivoluzione mancata senza classe dirigente. La fotonotizia, ma anche qui la canonizzazione a migliaia in piazza San Pietro, folla per Madre Teresa Santa, il Papa ha sfidato i potenti. In taglio medio, immigrati, schiaffo alla Merkel, Tusk al G20, Europa al limite, la cancelliera superata dalla destra xenofoba nel proprio feudo elettorale. Poi i grandi in Cina, Obama elogia Renzi, bene le riforme, il Premier pronti a ospitare il summit. Infine, in basso, prestito pensionistico prima i disoccupati, il ministro Poletti da martedì si discute di minime uscite anticipate. Poi ancora terremoto, scatta l'emergenza freddo, il piano di Errani per lasciare le tende, hotel oppure seconde case. E adesso andiamo alle pagine del centro e quindi iniziamo la fase delle testate locali, le quattro edizioni del centro. Siamo alla prima pagina dell'Aquila con l'Alemaggio, 30.000 per Amatrice, l'Aquila, successo del concerto jazz a sostegno della città ferita dal sisma. Poi lo vedete al centro, il nuovo stadio all'Aquila, emozione, nuovo stadio, l'Aquila inizia con un pari nella prima giornata. E poi i richiami di cronaca di spalla, sicurezza, l'ira dei genitori, non mandiamo i figli a scuola. Sulmona, nuova richiesta di Muspa, da Vezzano invece si profila l'ipotesi di doppi turni per garantire la sicurezza dei ragazzi. Oggi è previsto un incontro con il sindaco. Ad Avezzano, traffico, tornano i treni, sbarre abbassate in via Roma, a Cerchio fuochi d'artificio dopo la festa, scoppia l'incendio. E poi ad Avezzano provoca un incidente, fugge Avezzano, ferita una ragazza, si cerca il pirata della strada. E poi il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, Pescaresi a Venezia in corsa per il leone attraverso un documentario, si chiama Spira Mirabilis ed è uno dei tre film italiani, leggiamo, in concorso per il Leone d'Oro. I registi sono Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, eccoli qui nella foto, ritratti nella foto. Vediamo ora la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto, acqua avvelenata, la class action, pozzi di bussi, 700.000 utenti danneggiati e primi indennizi da 5.000 euro. Fotonotizia, lava stese come un rullo, Sassaiola fuori dallo stadio, poker al Chieti.
Poi i richiami di cronaca, oro di San Rocco, caso riaperto e nuove indagini, venduto dall'ex parroco, l'inchiesta sull'oro di San Rocco, venduto per rifare il tetto della chiesa di San Nicola, è passata ai carabinieri del comando tutela del patrimonio culturale di Ancona. Incidente sul corso a Lanciano, bimba investita, la famiglia cerca testimoni. Paura da Tessa, casa a fuoco, fiamme partite dalla cappa. E poi Chieti caccia lo scippatore, via d'Europa, strappata collana a una donna, ma è stato filmato. Prima pagina dell'edizione di Teramo, gli alpini abbracciano Amatrice in 3.000 al raduno di Castelnuovo, raccolgono fondi per i senza tetto. E poi galleria chiusa per mezz'ora, auto a fuoco nel traforo Gran Sasso, viaggiatori illesi. I richiami di cronaca, donna investita da automobile in viale Mazzini, stava attraversando, una donna di 50 anni è stata investita mentre attraversava la strada e ha battuto la testa sul parabrezza dell'auto, da accertare se fosse o meno sulle strisce pedonali. Cardiologia a Giulianova, il nuovo reparto è un miraggio. Pari del San Nicolò, e qui siamo allo sport, falsa partenza del Giulianova, KO a Notaresco. E poi si schianta in moto, è grave, Bellante l'uomo operato per una frattura alle vertebre. E poi andiamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara, prima pagina del centro, edizione di Pescara. Il tempo di posizionarci sulle pagine in questione, andiamo subito a vedere. Attiva offre 55 posti, via ai concorsi, il 13 settembre la scadenza per le domande, assunzioni entro l'anno. Poi sotto la testata, verso i mondiali, Marco Verratti prende in mano l'Italia. Stasera in Israele l'Italia di Ventura fa l'esordio nelle qualificazioni ai mondiali di Russia 2018 con il pescarese Marco Verratti in cabina di regia. La fotonotizia, il concerto di fine estate a Pescara, una folla all'Arena del Mare per Goran Bregovic. Poi i richiami di cronaca, perseguita l'ex amante, arrestato, un 47enne di Pescara è finito agli arresti domiciliari dopo aver perseguitato per mesi la sua ex amante, non accettava la fine della relazione extraconiugale e la donna lo ha denunciato. Pensionato protesta, perde la casa ma gli fanno pagare le tasse. A Montesilvano il comune sfratta la pista dei go-kart. E poi Penne, rogo doloso all'ospedale, intossicati due infermieri, denunciato un paziente ricoverato. Ed ora andiamo all'interno del centro, pagina, o meglio pagine di Pescara e provincia. Attiva dà il via ai concorsi per 55 posti, la società dei rifiuti ha pubblicato i primi tre bandi per operatori ecologici, c'è tempo fino al 13 settembre per le domande. Poi il presidio in Piazza Italia, gli ex interinali ci ripensano, forse ci iscriviamo ai bandi. Avanti ancora, violenza sulle donne, perseguita l'ex amante, arrestato 49enne, domiciliare l'uomo che non accettava la fine del rapporto extraconiugale, i carabinieri alle vittime denunciate. E poi la denuncia di Guerino Testa, del consigliere comunale di Pescara Guerino Testa, l'ex scuola di via Saffi è nel degrado. E poi ancora, in taglio medio, addio commosso al sindacalista della CGIL, in tanti al funerale di Diego Del Monaco, morto venerdì in un incidente stradale in moto sulla Riviera. E poi in basso, festa a sorpresa per Don Palmerino, i giovani cresciuti con l'ex parroco hanno festeggiato i suoi 90 anni. In bici alla scoperta di Pescara, un centinaio di persone all'uscita cicloturistica di 25 chilometri. Iniziativa di Pescara Bici e Università. Avanti ancora, obbligato a pagare le tasse per la casa espropriata, anziano vittima della burocrazia, continua a ricevere richieste di pagamento di 5 euro dal consorzio di bonifica, la Dicomsum, il contributo non è più dovuto. E poi una delle polemiche di questi giorni a Pescara, il taglio degli alberi va avanti, oggi le motoseghe ai colli per i lavori in via del Santuario.
Avanti ancora con la cronaca, picca il fuoco in ospedale, denunciato un paziente a Penne, paura per il rogo nel tunnel che collega i padiglioni del San Massimo, bruciati due bancali di medicinali, due infermieri sono rimasti intossicati. A Montesivani invece il comune sfratta la pista per i go-kart, la struttura costretta a lasciare Porto Allegro, ma il proprietario chiede i danni all'ente. Pagine di Chieti e Teramo. A Chieti il caso dei pozzi di Bussi, una class action per l'acqua avvelenata. A Chieti, dopo le 5 condanne dell'ACA dovute allo stress causato agli utenti, ha annunciato una valanga di istanze, 700.000 utenti. Queste sentenze stabiliscono il principio che in caso di inadempimento contrattuale anche lo stress va risarcito. E poi ancora, queste sono le parole dell'avvocato Vittorio Ruggeri, vicepresidente dell'associazione Codacons Abruzzo. E poi ancora, oro di San Rocco venduto, nuove indagini a Orsogno, il giudice affida il caso ai carabinieri di Ancona della tutela del patrimonio culturale. E poi ancora, ragazzina investita sul corso a Lanciano, i familiari cercano testimoni, il conducente si difende, non l'ho vista. Pagina di Teramo, gli alpini raccolgono soldi per Amatrice, erano più di 3.000 e hanno sfilato per le strade di Castelnuovo con, con loro il gruppo della cittadina distrutta dal terremoto. Ecco qui le foto del raduno regionale, avviato una raccolta di fondi per un progetto a favore dei senza tetto. E poi, come abbiamo visto in prima pagina, Gran Sasso, auto a fuoco nel traforo, vettura distrutta ma illesi i 4 occupanti, galleria chiusa per 30 minuti. E ora andiamo al Messaggero Abruzzo con la prima pagina, dopodiché sfoglieremo il quotidiano. Jazz per Amatrice, che spettacolo, questo è il titolo d'apertura del Messaggero Abruzzo. Il prato di Collemaggio stracolmo per l'evento di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto. Non sono arrivati il ministro Franceschini e il sindaco di Amatrice Pirozzi. E poi sotto la testata Pescara parla Leombroni, sono pronto a lavorare gratis alla guida dell'ACA. Serie A, Galeone, questo Pescara è esaltante. Serie D, L'Aquila, festa a metà, grandi Avezzano, Vastese e Pineto. Nel nuovo stadio rossoblù non vanno oltre il pareggio col Monterosi, le neopromosse conquistano punti pesanti al debutto nel derby col Chieti. Poi ancora di spalla, quasi 3.000 i migranti arrivati finora in Abruzzo, per i centri di accoglienza nelle due caserme Rossi e Battisti, tutto ancora da decidere. E poi ancora parliamo di meteo, e tra poco ne sapremo di più con il collegamento telefonico. Morgana cancella l'estate, in arrivo, vento e temporali a Pescara, timori per i pini a rischio crollo, esposto del WWF in procura contro il taglio. E poi a Penne, ospedale, paura per un incendio. All'interno, pagina di Pescara, Leombroni, pronto a lavorare gratis alla guida dell'ACA, si adeguerà alla legge che vieta compensi ai pensionati. Il partito dell'acqua sarebbe un suicidio, so bene cosa fare. Il dirigente pubblico con D'Alfonso e privato con Toto, oggi guida l'ARAP e ha già in mente una rivoluzione tecnica. Poi ancora, Penne, paziente incendia tunnel dell'ospedale, paura e danni. Pagina aquilana, Jazz per Amatrice, una festa di popolo, la città ha risposto in massa riempiendo il prato all'ombra di una basilica di Collemaggio apparsa ancora più bella. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite, come pure parte degli incassi dei circa 30 stand e del costo delle camere degli hotel. Il grande Paolo Fresu ha spiegato la genesi della trasformazione di una manifestazione che era nata per il capoluogo ferito. E poi sul palco si accende anche la stella dell'orchestra del Conservatorio Casella, si sono esibite le più grandi star italiane presentate da Carlo Massarini e Nick Nightfly.
Avanti ancora con la pagina della Marsica, scuole, ipotesi slittamento apertura, il sindaco di Pangrazio, il sindaco di Avezzano, raccoglie le idee del presidente della provincia De Crescentis, rinviare per riflettere, per pochi edifici e solo per essi un eventuale differimento per permetterci di lavorare con maggiore calma. Intanto rete popolare, niente strumentalizzazioni, soltanto grande prudenza. E poi la ricostruzione che stenta a decollare a Sulmona, un centinaio di terremotati sono senza un tetto e tanti cantieri ancora non vedono la luce. Le pagine ora di Chieti e Teramo, a Chieti altro colpo dello scippatore, ora gli anziani hanno paura, quarta aggressione in 7 giorni, sempre per le strade del centro, sabato in Viale Europa alla vittima è stata strappata una collana d'oro. La squadra mobile ha l'identikit, caccia un giovane alto 1,70 m, capelli neri, rasati ai lati, si indaga sui comprove. Poi Policlinico, trasloco cancella 150 posti letto, Flacco di G della ASL si scusa in anticipo per eventuali disagi e per il rischio di barelle in corsia, non è sciatteria. E a Lanciano grande folla applaude il mastro giurato, 30.000 in piazza per la storica rievocazione dell'investitura tra rulli di tamburi, dame e cavalieri. Pagina Teramana, scuole inagibili, scoppia la polemica con la politica, ad Atri i genitori chiedono sicurezza per i lavori fatti presso l'elementare, a Valle Castellana contestati persino i vigili del fuoco per le crepe in case private. L'assessore Fracassa, assessore comunale di Teramo, abbiamo fatto anche meglio di altri comuni PD, anche se non sembra. A Giulianova, giovane profugo gravemente ustionato, vittima dello scoppio di un serbatoio nel barcone che lo trasportava in Italia. Sempre a Giulianova, un arresto per droga, rapina alla stazione IP. Ci fermiamo con la cronaca e prima di passare alle prime pagine di Gazzetta e Corriere dello Sport, Break Meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, abbiamo letto nella prima pagina del Messaggero Abruzzo di un arrivo di una perturbazione che porterà vento e temporali. Allora, è così? Sì, esattamente Andrea, perché il tempo è in peggioramento a causa dell'arrivo di un nucleo di aria fredda di origine atlantica che in queste ultime ore ha raggiunto l'Europa centro-orientale e a partire dalle prossime ore si riverserà proprio sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Di conseguenza il tempo è in peggioramento sulla nostra regione e inizialmente avremo un cielo coperto con temperature anche in graduale aumento perché sono in atto venti occidentali, un po' di garbino, se così possiamo dire, che possiamo chiamarlo il garbino sul versante orientale, che favorirà un temporaneo aumento delle temperature al mattino, ma attenzione perché poi dalla tarda mattinata e ancor più nel corso del pomeriggio inizieranno a giungere masse d'aria fresca che daranno luogo ad un deciso aumento dell'instabilità che si tradurrà con rovesci e manifestazioni temporalesche localmente anche di forte intensità, a partire dalle vicine Marche in estensione nel Teramano e successivamente tra il pomeriggio e la serata anche verso le restanti zone. Soprattutto quelle che si affacciano sul versante adriatico, dove i fenomeni saranno più frequenti localmente, anche intensi. Fenomeni meno frequenti invece sul settore occidentale, sulla Marsica e nell'Aquilano, dove tuttavia potranno verificarsi delle precipitazioni. La tendenza è verso una temporanea attenuazione della nuvolosità in nottata e nella prima parte della mattinata di martedì, ma attenzione perché non solo sono previsti venti di bora in rinforzo da stasera, ma nella giornata di domani, soprattutto dalla tarda mattinata e dalla seconda parte della giornata di martedì, il nucleo di aria fredda si riverserà proprio sulla nostra regione e sulle restanti regioni centrali, di conseguenza il tempo tornerà a peggiorare, si formeranno dei temporali sull'Adriatico centrale che poi raggiungeranno la nostra regione e potrebbero risultare anche di forte intensità e saranno accompagnati da venti orientali o nord orientali in rinforzo con una generale e sensibile diminuzione delle temperature, anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori che si registrano in queste ultime ore. Poi la situazione continuerà ad essere caratterizzata da diffusa instabilità, Andrea, anche nella giornata
giornata di mercoledì, quando sussiste la possibilità di piogge anche di una certa consistenza, ma soprattutto persistenti sulla fascia orientale della nostra regione, quindi una situazione da segnalare. Infatti abbiamo diramato già un'allerta in tal senso e l'instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di giovedì. Poi probabilmente da venerdì la situazione inizierà a guarire, ma non si conoscono ancora i dettagli perché insomma potrebbe anche persistere una certa instabilità. È ancora presto per saperlo, ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti. Andrea. Insomma Giovanni, quindi l'estate che pian piano ci abbandona, solitamente c'era sempre una coda a settembre, invece in questo caso ci sarà questo break di abbassamento di temperature e di maltempo dunque. Sì, questa è una perturbazione che segnerà proprio la rottura dell'estate, perché le temperature diminuiranno sensibilmente, poi ovviamente potrebbe tornare anche l'alta pressione nelle prossime settimane, ma è chiaro che difficilmente raggiungeremo valori molto elevati, quindi il caldo sarà sempre moderato, mentre nelle prossime ore quindi avremo un anticipo d'autunno, un tempo decisamente autunnale, non solo nelle prossime ore ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, Andrea. Grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata, un buon lunedì e una buona settimana. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo e passiamo alle pagine dello sport, intanto con la prima pagina della Gazzetta dello Sport che apre così: Gigi e Gigio, niente scherzi. Buffon guida gli azzurri in Israele, Donnarumma deve respingere le offerte Real. Poi sotto la testata i motori in evidenza, Rossa e Rossi fermi al podio ma Monza vince, Rosberg re d'Italia, Hamilton battuto, Vettel terzo. Poi sorpresa Vignales davanti a Crutchlow e Valentino, il commento di Umberto Zappelloni, Ferrari e Vale, futuro da brivido. E poi sotto in basso abbiamo lacrime e trionfo, la Vinci vola ai quarti dopo la finale dello scorso anno a New York, batte la Zurenko ma confessa fatico anche a camminare. Per la Vuelta Quintana frulla Froome e poi che brambilla, il leader segue Contador che attacca subito, Chris finisce a 2.40, l'italiano primo in 93, fuori tempo massimo, ripescati. Poi alcuni richiami, un buon Khedira ispira la Super Germania, 3-0 gli inglesi vincono al 95esimo, Barba, Mate e altri gol, la nuova vita del Pipita da bianconero a Torino. Serie B finisce alla pari tra Salernitana e Verona, la SPAL fa tris, Pisa ok. Entriamo all'interno della Gazzetta. Gigio sa volare, Milan blocca lo Donnarumma, corta Real, tocca ai cinesi blindarlo. E poi ancora stasera l'impegno dell'Italia nelle qualificazioni per il mondiale in Russia, ragazzi stavolta i punti contano, titola la Gazzetta su due pagine. Ventura sale la tensione, basta paragoni con Conte, segue una nuova strada, Buffon ordina e adesso Italia fuori la rabbia. Avanti ancora per vedere le pagine relative alla Serie B e poi ancora agli altri sport. Tra i titoli principali, Pisa che notte, adesso si vince, Lisuzzo castiga il suo Novara, qui vediamo il figlio prodigo Gennaro Gattuso tornato sulla panchina del Pisa dopo la risoluzione, almeno così sembra, dei problemi societari del Pisa, Pisa che aveva saltato la prima giornata con la Ternana, la gara sarà recuperata. E poi Ganz illude il Verona, poi Coda fa esultare i 20.000 di Salerno, 1-1 alla Recchi tra la Salernitana e la principale favorita alla vittoria di questo campionato di Serie B. Per la Formula 1 Rosberg d'Italia che ha solo a Monza tra pista e po, Vettel ritrova il podio, Seb contento a metà, bene il terzo posto ma non ci basta più. Ancora
La felicità di Nico, vittoria speciale, qui mi sento a casa. E poi per la MotoGP, il Gran Premio di Gran Bretagna, Top Gun Maverick, Vignales fa volare la Suzuki, vale Lima 3 punti a Marche. Poi il personaggio è appunto il vincitore di ieri, Maverick Vignales, talento riservato, sgomma con Chiara nel 2017 da Rossi, da videogame, Valentino e Mark, stavolta le sportellate sono un divertimento. Finiamo qui con la Gazzetta dello Sport, poi vedremo la prima pagina come promesso del Corriere e quindi le pagine dei quotidiani sportivi locali con tanti servizi. A tra poco. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche in questo caso il tema è quello, niente scherzi, siamo l'Italia contro Israele, ore 20:45. Via alla corsa per i mondiali, si fa subito sul serio, serve il primo posto nel girone. Ventura, non fate paragoni con Conte, Buffon difende il CT, l'uomo giusto, torna con Bonucci, la super difesa azzurra. Sotto la testata l'Inter su Morosini, il talento del Brescia, io tifoso di Mourinho. E poi Rifondazione Milan, Badel e Rodrigo Caio. Di spalla tanti gli italiani scelti all'estero, come vola l'export dei nostri giocatori. Ecco i 100 calciatori noti e meno noti in giro per il mondo, perfino in Mongolia. E poi tornando alle qualificazioni, ai mondiali, Inghilterra, colpo finale, Germania travolgente. Sotto ancora alcuni richiami, Serie B, festa Gattuso, la Salernitana ferma il Verona, Benevento ok, Formula 1 a Monza vince Rosberg, Mercedes in trionfo a casa della Ferrari, Vettel deve accontentarsi. Terzo, MotoGP a Silverstone, Super Vignales, Valentino sul podio e più vicino a Marquez, ma per ora non cambia molto. All'interno, Russia 2018, Italia adesso non si scherza, dopo il secco capo con la Francia servono subito 3 punti in chiave scontro diretto contro la Spagna, parte tutto da Ventura, comincia in Israele il cammino degli azzurri. Ventura è una vigilia a nervi tesi, mi sento accerchiato, un vero tiro al piccione, goodbye Antonio, la mia nazionale ha vinto 3 titoli, io ho fatto 200 milioni di plusvalenze. Avanti ancora la carica, Buffon avverte e Garavera chiede di cancellare Bari, qui si fa sul serio. E poi prima di lasciare il Corriere dello Sport vediamo l'articolo firmato da Giancarlo Febbo sul Pescara, buyback Smania, lo manda Verratti, forza e agilità, il francese sogna il gol, lo manda Verratti anche perché buyback viene dal Paris Saint-Germain, quindi è stato compagno di squadra dell'ex biancazzurro. E il tema viene ripreso anche sul quotidiano Il Centro, ecco qui Lunedì Sport, ecco buyback, lo manda Verratti, l'attaccante francese a caccia del rilancio a Pescara, intanto si riavvicina Berghessio. Poi ancora di spalla Teramo, luce e ombre, il 4-3-3 è da assimilare, questo per la Lega Pro. Poi per i dilettanti, Serie D, Vastese a Valanga, L'Aquila solo pari, colpo dell'Avezzano, Eccellenza, Trieste del San Salvo, Paterno e Francavilla partono bene, promozione Real Giulianova, Cadano Taresco, bene la Val di Sangro. Volley, Ital Volley, la favola del pescarese Palumbo, a 56 anni è uno dei protagonisti del trionfo azzurro agli America's Masters Games 2016 in Canada. Poi ancora c'è questa intervista di Rocco Coletti a Marco Giampaolo, giugliese e attualmente allenatore della Sampdoria. Giampaolo che vola alto, la mia Samp capolista è tutta da scoprire, il tecnico giugliese Ferrero con me è diverso da quello che appare in TV, essere primi dopo 2 gare non significa nulla, la squadra è stata rivoluzionata e ringiovanita, Muriel è un potenziale campione e attenti a Schick.
Il presidente dice che sono un maestro, ma che spero di diventarlo. Se l'anno scorso ero stato liberato dall'ergastolo, ora sono in libertà vigilata. Sì, sono stato vicino alla panchina del Milan, ma poi ho firmato per la prima società che mi ha cercato. La Juve è una corazzata, ha tutto per vincere. Questi alcuni dei passaggi essenziali nell'ampia intervista a Marco Giampaolo. E poi anche sul centro leggiamo: Ventura mette Verratti al volante dell'Italia. E veniamo al Pescara, scommessa buyback a Pescara, si gioca il futuro, grande promessa, poi alti e bassi. Adesso tocca a Oddo valorizzare l'ex PSG, intanto il club e Bergessio si riavvicinano se l'argentino abbassa le pretese, puntini puntini. Poi il baffo del Delfino quando Baca era il finto centravanti nell'articolo di Antonio De Leonardis. Baca ovviamente e Blaž Zlíčkovič, attaccante del Pescara di Galeone in Serie A alla fine degli anni 80. E poi ancora Colonnello a Pisa, meritavo rispetto, l'allenatore di Tollo potrebbe ricominciare all'estero in un club di Serie B. Il feeling ritrovato, Pescara Inter fanno affari come 40 anni fa, in estate diverse operazioni di mercato come negli anni 70 quando arrivarono in Abruzzo Mutti, Galbiati, De Biasi e l'attuale direttore sportivo, uno dei due ovviamente, Peppino Pavone, eccolo qui nella foto. Caprari, Biraghi e Manai hanno riaperto la sinergia nel club nerazzurro, il segretario pescarese Visci. Domenica ci sarà Pescara-Inter. A proposito, stamani alle 10 scatta la caccia al biglietto, previste lunghe code per assicurarsi il tagliando. Contro l'Inter più di 20.000 tifosi all'Adriatico. E poi ancora per la Lega Pro, sempre sul centro, Teramo, il 4-3 ancora da assimilare dalla panchina, risorse importanti per Zaoli, Boulevardi tra le note liete, potevamo vincerla, è mancata la fortuna. Noi andiamo ad ascoltarci ora l'intervista a Marco Sansovini, che proprio sabato ha realizzato il suo primo gol in biancorosso. Marco Sansovini, seconda partita di campionato, primo gol in maglia Teramo, soddisfatto della gara? Beh, sarei stato soddisfatto se avessimo vinto, sicuramente. Un punto oggi ci sta un po' stretto, anche se non siamo partiti benissimo, però poi andiamo a vedere nell'arco dei 90 minuti e delle azioni create, diciamo, le azioni pericolose, sicuramente avremmo meritato qualcosa in più. Inizio shock per il Teramo, subito sotto, possiamo dire che almeno nel primo tempo ha avuto la forza questa squadra di trovare subito il gol del pareggio? Sì, è quello che forse ci è mancato anche a Lumezzani, quindi è sicuramente un passo avanti. Per quanto riguarda la tua posizione, ti abbiamo visto allargarti molto spesso? Sì, abbiamo giocato a tre davanti, quindi ho fatto l'esterno destro, un ruolo che ho fatto in passato, quindi non c'è nessun problema. Senti però Marco, dopo due partite, dopo 180 minuti, solo un punto, adesso Pordenone diventa una tappa fondamentale, perché altrimenti poi diventa troppo il gap dalle prime. Facciamo il nostro campionato, non dobbiamo arrivare né primi né secondi, se ci arriviamo tanto meglio, ma non dobbiamo avere questa pressione, perché non siamo la squadra che deve arrivare prima o seconda. Siamo alla terza, faremo la terza giornata di campionato con calma. La faremo per bene, come la dobbiamo fare, ma non ci mettiamo pressione del distacco ai primi, non ce ne importa niente. Senti, il presidente Sebastiani oggi ti è venuto a vedere, cosa ti ha detto a fine gara? L'ho salutato poco fa, ho fatto i complimenti. Torniamo a parlare di Pescara attraverso il messaggero. È un Pescara esaltante, parla così il profeta Giovanni Galeone, che applaude i biancazzurri con Napoli e Sassuolo. Mi hanno entusiasmato, Oddo sta facendo un lavoro enorme, Caprari super, ma Memusciai è pronto per una grande squadra. Se viene fuori un bomber da 15 gol, la squadra è da metà classifica. Si vede la guida di un allenatore importante, la svolta decisiva, la lunga crisi dell'anno scorso. E poi ancora Visci nerazzurro col Delfino nel cuore. C'è un'intervista all'attuale segretario dell'Inter ed ex componente dello staff biancazzurro dal 2002 al 2007, Pierfrancesco Visci. E poi per la Lega Pro, Boulevardi, Teramo si poteva vincere, i migliori in campo, analizza il pareggio contro il Bassano, i complimenti di Sebastiani mi hanno fatto piacere, io sono uno che dà sempre il massimo. E poi ancora passiamo alla Serie D attraverso le pagine del Messaggero. Qui siamo sulle due squadre del girone G di cui vedremo tra poco i servizi. L'Aquila, festa a metà
inaugurato il nuovo stadio, ma finisce pari con il Monterosi. Minincleri segna dal dischetto. Tanta sfortuna per i ragazzi di Mister Morgia, che viene espulso con Pupeschi. Traversa di Ganci. Poi ancora Morgia si accontenta, soddisfatto del carattere per l'Avezzano. Invece un inizio davvero in grande stile, ecco qui un debutto col botto, dice il Messaggero. I biancoverdi sbancano San Sepolcro 0-2 grazie alle reti del Bomber Aquino e Leto su rigore. Gli abruzzesi hanno controllato sempre il gioco. E allora andiamoci a vedere il servizio relativo alla vittoria dell'Avezzano. Partiamo con la vittoria dell'Avezzano a San Sepolcro per 2-0 la vittoria allo stadio Buitoni della squadra di Tortora, e poi il servizio relativo al pareggio tra L'Aquila e Monterosi. Erano più che fondati i timori dell'allenatore del San Sepolcro, Marco Schenardi, alla vigilia della partita di esordio del San Sepolcro. L'Avezzano, squadra apprezzata soprattutto per il reparto difensivo, ha messo alle corde il San Sepolcro dal primo minuto di gioco grazie ad un centrocampo attento e ad una difesa impenetrabile con due soli tiri. Uno per tempo, la formazione abruzzese si è presa l'intera posta in palio. Le immagini principali: si comincia al 12 con questa conclusione debole di Padovani di controbalzo alta. Al 17esimo il gol che porta in vantaggio la formazione abruzzese. Aquino sorprende il portiere del San Sepolcro Chicri con una conclusione precisa in diagonale. È il vantaggio della formazione dell'Avezzano. Al 30esimo ci prova di testa Bortolussi, ma nessun problema per il portiere Lewandowski. Al 35esimo, Giorni dalla distanza, il suo tiro è potente ma di poco fuori. 37esimo minuto, l'occasione più limpida per il San Sepolcro, il lancio preciso di Piccinelli per Bortolussi nel pieno dell'area avversaria. La palla del pareggio è servita ma l'attaccante del San Sepolcro spara addosso a Lewandowski. Si va al riposo sul vantaggio dell'Avezzano e la ripresa si apre al quarto minuto con la conclusione di Piccinelli dalla distanza. Lewandowski non trattiene, Braccalenti si avventa sulla palla, ma il portiere oramai l'ha bloccata, commette addirittura fallo l'attaccante del San Sepolcro. Al 20esimo, da calcio d'angolo di testa Tabacco per l'Avezzano, la palla però è fuori. Al 22esimo ci prova Gorini al volo sulla respinta della difesa dell'Avezzano, ma a terra blocca Lewandowski. Al 36esimo ci prova Silvestri, entrato nella ripresa, così come Calderini e Mencaglia, ha provato tutte le carte a disposizione Marco Schenardi, ma non c'è stato nulla da fare. La palla è alta, non di molto. Al 40esimo arriva il raddoppio su un'azione piuttosto confusa, una palla altissima dal fondo, la corta respinta di Chicri con Terzini che si avventa sulla palla, il contatto con Leto. Per l'arbitro è calcio di rigore, dal dischetto va lo stesso giocatore della formazione dell'Avezzano e realizza il 2-0. Possono esultare i tifosi arrivati dall'Abruzzo, da Avezzano per la precisione, una trentina che si sono fatti sentire per tutta la partita. È mancata solo la vittoria all'Aquila Calcio, che pareggia per 1-1 con un po' di sfortuna tra le mura amiche contro il Monterosi, una formazione della provincia di Viterbo neopromossa in Serie D. Per la cronaca, all'11esimo il Monterosi si conquista una punizione fuori area con Fanasca che insacca l'angolino. Successivamente, all'iniziale sbandamento, l'Aquila reagisce al 30esimo e trova il pareggio con un calcio di rigore conquistato da Zane che viene atterrato da Torricelli. Sul dischetto si presenta Minincleri che spiazza Scarsella. Nella ripresa si vedono subito gli ospiti grazie a un errore di Zane. La palla viene intercettata dai laziali con la conclusione di Pippi respinta in angolo da Pupeschi.
L'Aquila si rende pericolosa ma non punge. Sfortunato però Ganci per ben due volte. La prima al 27esimo quando su punizione colpisce la traversa con il portiere ospite che rimane fermo. E poi al 31esimo con un colpo di testa che vede Scarsella respingere miracolosamente da pochi metri distinto. Al 37esimo viene espulso Mister Morgia per un'incomprensione con il guardaline, dato che l'allenatore aquilano chiedeva di poter effettuare la sostituzione. Nel finale partita succede di tutto. Il Monterosi crea un'azione pericolosa viziata dalla posizione di fuorigioco di Piro che costringe al fallo Popeschi. L'arbitro giustamente lo espelle. Punizione dal limite di Pippi con la respinta di Salvetti e nel proseguimento dell'azione Romano scalcia Minicleri e viene espulso anche lui. Per l'Aquila Calcio si può già dire buona la prima ed ora il pensiero è già a domenica prossima a Foligno. Ed ecco come commenta il centro, l'Aquila festa nonostante il pareggio nel nuovo stadio Minicleri, su rigore annulla il vantaggio ospite, 4 espulsi, calciatore viterbese sviene in campo. E poi le parole del dopogara del tecnico aquilano Massimo Morgia, un punto strameritato, il tecnico allontanato dalla panchina. All'inizio i ragazzi erano emozionati, invece sull'Avezzano, così titola il centro, Avezzano parte in quarta e sbanca Sansepolcro, i biancoverdi si impongono di slancio sul campo della ripescata squadra toscana, il presidente Paris felice, con questi tifosi possiamo davvero puntare in alto. E venendo invece al girone F, il Pineto castiga subito il campo basso, esordio convincente nell'11D a Mazza d'Orso contro una delle big del girone F, 2-0 il punteggio, mattatore difensore Stacchiotti autore di una doppietta. Al San Nicolò invece manca soltanto il gol, la squadra di Epifani recrimina nel finale per un rigore non concesso, 0-0 al Bonolis contro i Canarini. E poi c'era il derby tra Vastese e Chieti, Vastese senza pietà, poker al Chieti, neroverdi ancora da assemblare in settimana, rinforzi, Sassaiolo fuori dallo stadio, contusi, un carabiniere e due poliziotti. Nel dopogara parlano i due allenatori, Colavitto della Vastese vuole cautela, possiamo migliorare, al tecnico i complimenti del sindaco, l'allenatore neroverde non fa drammi, Mariani crollo dopo un'ora, guai ad abbattersi. E sul Messaggero siamo sempre al girone F, San Nicolò inizia a carburare tardi, pari senza gol nel big match con la Fermana, Recchiuti salva su Molinari, Traini protesta per un rigore non concesso. E poi Vastese tutto facile, nella ripresa i biancorossi dialagano 4-0 sul Chieti, incidenti prima e dopo il match, Colavitto non era un successo scontato, Fiore un ex ieri in gol, questo gruppo può andare lontano, parole anche dal presidente in pectore del Chieti Giacomini che promette in arrivo 3 rinforzi, un esordio in grande stile per il Pineto di Ammazza d'Orso, sconfitto il campo basso, decide una doppietta di Stacchiotti. Allora andiamo a vedere i 3 servizi relativi al pareggio del San Nicolò con la Fermana, la vittoria del Pineto sul campo basso e quella della Vastese sul Chieti. Possesso palla e occasioni non concretizzate. È un buon San Nicolò quello che deve vedersela contro la Fermana nel primo match di cartello della stagione, ma che non riesce a trasformare in rete le opportunità create. Epifani cambia rispetto alla gara di Coppa Italia vinta contro la Vastese ed inserisce Chiacchiarelli chiamando fuori Traini, non ancora in condizione, mandando in campo poi da subito il classe 97 del Pescara, Andrea Testi, in attacco. Caldo e prudenza di inizio campionato spingeranno ad avere un primo tempo per lunghi tratti da sbadigli. L'atmosfera si scalda prima con qualche tiro dalla distanza da una parte e dall'altra e poi il San Nicolò prova l'affondo. È passata da poco la mezz'ora quando Mozzone si invola sulla sinistra e fa partire un cross che Valentini non riesce a fermare. Chiacchiarelli sul secondo palo manda però alto in scivolata. Poco dopo è ancora San Nicolò. Petronio vede il movimento di Bisegna, anticipato però sul più bello dall'estremo difensore della Fermana. Sul finire del primo tempo è la Fermana a rendersi pericolosa con un calcio di punizione battuto da Molinari, sul quale Recchiuti si allunga allontanando la minaccia. La Fermana parte bene nella ripresa, ma è San Nicolò ad avere l'occasione più ghiotta quando Napolano illumina dalla sinistra per Chiacchiarelli, che si libera in bello stile dell'avversario, ma il suo sinistro si spegne di un soffio a lato.
Epifani prova a cambiare qualcosa inserendo un più rapido Moretti in avanti e richiamando Testi in panchina. Sul campo però si fa fatica a registrare azioni degne di nota. La fermana si desta poco dopo la mezz'ora, quando Molinari, ancora da calcio di punizione, vede Recchiuti toccare il pallone quel tanto che basta per farlo finire sulla traversa. La squadra di Epifani prova a capitalizzare al 36esimo. Massetti va via sulla destra e mette dentro un cross tagliato sul quale Forò si getta per anticipare sul più bello Moretti. I tatticismi ovviamente cadono nel finale. Petrucci ha la palla buona ma spara alto sulla traversa. Moretti poi va via invece a bossa poco dopo, ma di petto Traini non riesce a deviare in rete. Nel finale grandi proteste del San Nicolò per un atterramento in area dello stesso Traini. Il direttore di gara lascia proseguire senza assegnare il calcio di rigore come invece richiesto dai biancazzurri. Finisce così 0-0, un punto all'esordio stagionale per il San Nicolò che domenica prossima sarà a Chieti per il primo derby della stagione. Inizia con il piede giusto l'avventura del Pineto che dopo 18 anni ritrova la Serie D battendo con un convincente 2-0 il Campobasso davanti ad un Mariani Pavone gremito in ogni ordine di posto con buona rappresentanza di tifosi molisani. Non poteva immaginare esordio migliore mister Ammazzalorso che dovendo rinunciare agli infortunati a Sogna con le Luori e Marfia schiera un 4-4-2 con due sole novità rispetto alla Coppa sugli esterni. Emili a sinistra e il neo arrivato Proietti a destra dal primo minuto mentre la coppia d'attacco è Cacciatore Antenucci. Raffaele Novelli risponde con un più offensivo 4-3-3 con in prota in luogo dell'infortunato Petrella a fare da vertice avanzato del tridente completato da Sudan e Mulatero. Dirige l'incontro l'arbitro Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, gli assistenti Pintaudi di Pesaro e Donatelli di Taranto. Campobasso che parte con il piede giusto con Sudan che al primo minuto imbecca in prota e la sfera che termina fuori. Rosso-blu ancora avanti al 12esimo e sempre Sudan a provare di controbalzo senza fortuna. Al quarto d'ora la risposta del Pineto con Cacciatore che mette in mezzo Esposito, si avventa sulla sfera in acrobazia ma Cotticelli è attento e para in tuffo. Brividi per il Campobasso che al 18esimo deve cedere al maggior attivismo del Pineto. Altro corner dello specialista Cacciatore per Proietti che prolunga sul secondo palo dove staziona Capitan Stacchiotti che di piatto piazza il diagonale all'angolino opposto per l'1-0. Esplode il Mariani Pavone e galvanizzato dal pubblico di casa l'11 biancazzurro guadagna campo e convinzione. Clamoroso al 28esimo quando Antenucci a tu per tu con Cotticelli da posizione defilata spedisce incredibilmente fuori un gol praticamente fatto per poi disperarsi. Nella ripresa il Pineto legittima ancor più il vantaggio di fronte ad un Campobasso che non riesce a mettere pressione a Mazzocchetti. Voltasio è controllato bene e sulle fasce rosso-blu soffrono la maggiore vivacità soprattutto sulla destra di un Proietti che si è inserito benissimo. Al 12esimo un Cacciatore in grande spolvero calcia a botta sicura con Francesco D'Angelo che si immola in rovesciata salvando sulla linea. È il preludio al raddoppio pinetese che arriva al 17esimo. Cacciatore dalle retrovie vede l'inserimento di Antenucci che prova la girata, Cotticelli respinge ma all'altezza del secondo palo uno Stacchiotti in versione goleador ribadisce in rete per il definitivo 2-0 e la doppietta personale per un difensore centrale che non perde il vizio del gol. E il gol lo meriterebbe anche Cristian Cacciatore per quanto fatto vedere in campo ma la sua conclusione di prima intenzione al 28esimo è tanto bella quanto sfortunata. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da questo Campobasso che non riesce a rendersi mai veramente pericoloso, imbrigliato dalla manovra del Pineto. Emblema della giornata storta dei rossoblù, la punizione di Sudan al 42esimo che termina a lato. Finisce così con un netto 2-0 per i padroni di casa che vincono e convincono in questa prima giornata casalinga in attesa della trasferta di domenica in quel di Pesaro. La Vastese festeggia il ritorno in Serie D dopo 7 anni e lo fa nel migliore dei modi battendo nettamente nel sentitissimo derby i cugini neroverdi per 4-0 dopo una gara durata di fatto 45 minuti. Avvio di campionato positivo per la formazione di Colavitto che pure nel primo tempo ha incontrato qualche difficoltà a superare la difesa teatina prima di dilagare nella ripresa quando il Chieti ha accusato un evidente calo fisico. Per la squadra di Mariani è una sconfitta che poteva anche starci alla vigilia e che conferma
come ci sia bisogno urgente di rinforzi. All'Aragona, in un clima da piena estate e con caldo anche sugli spalti, grazie alla presenza di quasi 2.000 spettatori, nonostante la concorrenza dei lidi aragonesi, lo spettacolo è davvero grande. In campo la squadra di casa è praticamente al completo, eccezione fatta per Galizia. Lavoro in corso per i neroverdi con diversi esordienti per una squadra ancora da completare. L'avvio è come previsto di marca locale, anche se bisogna attendere il 16esimo per vedere una conclusione velenosa dell'atteso ex Teatino Fiore, che manca dall'interno dell'area di pochissimo il bersaglio grosso. Al 25esimo i tifosi di casa gridano al gol, ma il colpo di testa di Cosenza su assist di Campanella termina al lato di un soffio. Cresce di intensità la spinta della squadra di Colavitto, sostenuta dai suoi tifosi, e al 27esimo ancora Cosenza, sempre di testa, a creare un brivido in area ospite. Al 31esimo punizione tesa in area di Fiore con la respinta di Mecca, che poi subisce fallo. La pressione locale è sempre più costante. Al 33esimo c'è un'altra buona opportunità aragonese, questa volta con un colpo di testa fuori misura di Di Pietro. Passano due minuti e Felici colpisce il palo esterno della porta difesa da Mecca. La squadra nero verde inizia a barcollare con i biancorossi, che invece continuano a spingere. Al 39esimo ancora Fiore ci prova dalla distanza con una deviazione che per poco non beffa Mecca. Nel finale di prima frazione non accade più nulla, con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa si apre all'ottavo con il vantaggio locale. Trozzo strattone in area Teatina Prisco per Cascella di Bari e rigore che lo stesso Prisco realizza per il vantaggio locale. La squadra di casa non è però paga e al 12esimo arriva così il raddoppio ad opera di Fiore, che di testa mette in rete a porta vuota dopo la traversa colpita da Felici. I neroverdi crollano e al 16esimo la squadra di casa trova il tris. Felici colpisce un altro legno, la palla termina poi a Cosenza, che segna dall'interno dell'area il gol del 3-0, che chiude la gara di fatto con mezz'ora di anticipo. Non c'è infatti storia, visto che al 25esimo è Mecca a negare a Prisco il gol del poker, che arriva con Manzo alla mezz'ora grazie anche alla complicità di Mecca. Dall'altra parte inoperoso per gli interi 90 minuti l'estremo aragonese Russo, poi solo la festa biancorossa per un successo benaugurante per il prosieguo di un torneo che i tifosi di casa si augurano ricco di soddisfazioni. Andiamo verso la chiusura sul Messaggero. Per la promozione notaresco che è impresa con il Real Giulianova, padrone di casa vincente in remontada, Bartolini riunisce tutti. Notaresco vincente sul Real Giulianova per 2-1, non è bastata la rete del bomber Tozzi Borsoi su rigore per la squadra giallorossa di Vincenzino Angelone. E poi per il basket, sempre sul Messaggero, Amoroso, sorpresa in arrivo per Roseto. Il giocatore si sta allenando con gli Sharks e potrebbe essere tesserato anche a causa del grave infortunio di Gloria. L'esterno USA Adam Smith: volevo vivere in una città di mare. Per lui i complimenti di Neven Spacchia. E poi Teramo, Ortone e Campi crescono bene, alcune delle abruzzesi di Serie B. Tornando alla A2 di Cosmo, Proger competitiva, organico all'altezza, il patron di Chieti è molto fiducioso nel prossimo campionato. E poi ancora per il ciclismo GM Europa Ovini preso Parrinello, e per il podismo Alfedena vincono Burraccioni e Cenni. Chiudiamo con quest'ultimo articolo relativo al campionato di eccellenza abruzzese. Ieri al via, prima giornata, Francavilla buona la prima, ha battuto il Miglianico per 2-1, apre Di Gennaro, poi il provvisorio pari di Pompeo, alla fine ci pensa Micciche. Paterno, un poker al penne, qui siamo alla classifica estremamente semplice, con 3 punti per chi ha vinto, 1 punto per chi ha pareggiato, 0 punti per chi ha perso. Chiudiamo dunque così questa rassegna stampa di Mattino 6. Vi do appuntamento alle 3 edizioni del TG, alle 14, alle 19, alle 23, e vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi, nonostante la sosta dovuta agli impegni della nazionale. Sarà il momento per fare il punto sul mercato che si è chiuso mercoledì scorso, ma anche per focalizzare l'attenzione sul prossimo match domenica sera, il posticipo all'Atletico Cornacchia contro l'Inter. Grazie a Gianni D'Areo in regia e grazie a voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata. Buona giornata.